Ci ritroviamo in compagnia di Ensi. Ciao Iari, ben trovato. Ciao a tutti, grazie. Eccoci qua. Eccoci qua e inauguriamo questa nostra chiacchierata partendo dal tuo nuovo EP intitolato Oggi. Di sfondo c'è un concept album legato al tempo, non inteso come quello che stiamo vivendo in questo momento storico, ma un concetto ben più universale. Parto col chiederti una panoramica, da quali riflessioni sei partito e come è nato il processo creativo. Sì, allora il processo creativo è nato già in tour l'anno scorso, quindi la scorsa estate, quando già stavo immaginando un'evoluzione coerente del mio percorso, capire esattamente che cosa volevo fare e come volevo farlo. Per quanto l'EP oggi non sia didascalico, come hai detto tu, il concept sul tempo è più universale. Ovviamente il momento che abbiamo vissuto è stato anche molto influente dal punto di vista delle riflessioni che ho fatto intorno a quello che è il mio posizionamento all'interno del mercato, a quello che erano le mie esigenze, ma anche la modalità con la quale uscire. Quindi è stato comunque un periodo di grandi cambiamenti nel quale il momento storico che stiamo vivendo ha influenzato parecchio. Però, come dicevi tu, è un concept sul tempo più in generale. Questo EP è solo una parte di questo progetto e ne rappresenta un'anima, ma ho parlato spesso di palla curva in questi giorni anche sui miei social. L'analogia col baseball, per quanto io non sia un fan di quello sport, mi veniva buona perché una palla curva è una palla che sembra avere una direzione, ma poi alla fine ne ha un'altra. Ed è anche un po' quello che sto facendo, quindi so che magari dopo un blackout su Instagram, nel quale ho tolto 10 anni di foto che rappresentavano la mia storia, tutti si potevano aspettare magari un disco più denso, più lungo, però sono sicuro che là fuori ci sia bisogno anche di un'attenzione diversa nei confronti dell'arte e confido nei tanti fan che ho già ho e nei tanti che sto acquisendo giorno dopo giorno nell'accompagnarli con me in una visione che è un po' più grande e che non è solo questi 6 brani nello specifico. Poi i brani dell'EP ovviamente si muovono con le loro gambe, hanno la loro storia, hanno la loro vita, hanno il loro impatto e hanno la loro equilibrio all'interno del progetto, ma ripeto, ne rappresentano solo una parte. Uscire dalle zone di comfort rispetto ai tuoi precedenti lavori, ma anche al precedente Clash di 2 anni fa. Ti sei rimesso in discussione, hai lavorato con nuovi producer, quindi mi sorge spontaneo chiederti quali skills pensi di aver acquisito con questo lavoro. Ho appena postato su Instagram una foto dicendo sono più fresco oggi di quando avevo 20 anni. Questo è più o meno come mi sento io in questo momento. Dal punto di vista stilistico, tecnico, la consapevolezza che ho acquistato al microfono, secondo me in queste EP si sentono cose che avevo già iniziato a far sentire con V e con Clash, ma che trovano, secondo me, una dimensione forse addirittura un po' inedita. Questo me la dice lunga su quello che è il mio percorso. Io sono un po' un middle child del rap italiano perché arrivo, non sono un pioniere, ma non sono sicuramente uno dei più giovani, anzi, a oggi i miei 35 anni di età e i miei 15 nel gioco mi fanno essere un giovane veterano. Veterano. Però cresco musicalmente parlando, stilisticamente parlando. Ad ogni lavoro e credo che questo processo sia iniziato con V e che sia in una fase forse di splendore attuale. Quindi le skills che ho acquistato sono queste, sono quelle della consapevolezza e dal punto di vista proprio più tecnico, quello di aver riportato, secondo me, un po' di istinto nei miei lavori in studio. Io sono stato riconosciuto da sempre per questa cosa del freestyle, dove l'istinto è la base, no? E spesso mi è stato imputato di non essere riuscito a trasportare la stessa forza che avevo in quello negli album. Ovviamente per me è stata una critica costruttiva, ma in parte anche distruttiva in questi anni, perché mi sono sempre sentito più un ottimo liricista che un ottimo freestyler. Solo che quando eccelli così tanto in un campo, è chiaro che ti venga più facile per la gente etichettare Ensi come quello del freestyle. Non è stato facile tirarmi fuori da questa cosa, anche se ovviamente non rinnego assolutamente il mio passato, sono un fan del freestyle, mi piace ancora farlo, ma il mio obiettivo è sempre stato un altro, era quello di impormi con la musica, quindi con le parole scritte, con le canzoni. Quindi
Quindi il mio percorso è un po' anomalo anche all'interno del rap italiano. Non ho mai avuto un'esplosione iperbolica, non ho mai abbracciato un sound di tendenza, non ho mai cercato una scorciatoia per farla franca, con tutta la sofferenza che ne consegue. Questo ha maturato bene, secondo me, e oggi mi sento più in forma che mai. Molto curiosa la scelta della copertina. Ci spieghi un attimino cosa rappresentano per te quei pass e quei braccialetti? Certo, allora qui bisogna spezzare una lancia Y a favore di Imo, grande veterano invece pop italiano, lo stesso che fece la grafica ai Sangue Misto, voglio dire. Ha avuto questa brillante, secondo me, idea del parallelismo con i bracciali, perché essendo comunque un concept sul tempo, il bracciale è sia una, se vogliamo, anche un qualcosa che può rimanere come monito di un momento definito nel tempo, ma al contempo questi bracciali sono uguali per tutti gli eventi in tutto il mondo, cioè sono uguali dappertutto e danno anche quel, se vogliamo, quel sentimento di far parte, di accedere a qualcosa, perché sono i bracciali del backstage, sono i bracciali del, no? Allora mi sembra anche un modo inclusivo. Un'esclusività, ok. Esattamente, mi sembra un modo inclusivo per portare le persone a dire, sembra che oggi se non sei parte di una determinata categoria o casta non puoi avere accesso a determinate cose, questa è arte. Non so se hai avuto la possibilità di vedere il video trailer che abbiamo pubblicato ieri, il video che riguarda l'EP, i bracciali esistono davvero, la copertina nasce da un'installazione fisica. A breve, nelle prossime settimane, attiveremo anche la possibilità per i fan di recuperare parte di quest'opera d'arte, proprio perché anche in un momento come questo, per quanto si tratti solo di un braccialetto, costa niente, quindi quando uno parla di arte si immagina un quadro o un pezzo di marmo scolpito da mettersi in casa, ma è arte anche quella e vogliamo fare in modo che sia inclusiva e che sia per tutti, o per un po', più che per tutti. Certo, tra gli ospiti in scaletta figurano e spiccano i feat con Dani Five e Jaime. Ti chiedo quali pensi siano i punti di contatto tra voi? Sia Dani Five che Jaime hanno parecchi punti in comune con me, un po' perché questa musica è una musica che ti tramanda. Quindi ricevere un bel props da Dani Five a inizio di strofa che dice: mi ascoltavo Encino già da piccolo, One Mic, uno dei miei primi dischi in Ita, e fu una hit. Cioè, sapere di essere stati influenti per una generazione, per le generazioni successive alla mia, questo è un grande motivo di vanto, anche perché io ho imparato a fare rap ascoltando quelli più grandi di me che facevano rap, imparando da loro come fare. E avere il loro supporto e il loro benestare, per me, valeva molto di più di qualsiasi disco di platino e d'oro. E il far parte di. Far parte, come dice Jaime, di una casta, la casta di quelli che fanno le cose, non la casta intesa in maniera massonica, ovviamente. Questa cosa qua penso che sia un grande motivo di vanto, ripeto. Dall'altra, stiamo parlando di rap, il rap, si, ripeto, si tramanda e quello che viene fatto rimane nella storia, per qualcuno può assumere più o meno importanza. Ripeto, sapere di essere stato influente per questi ragazzi è per me fighissimo e averli a bordo nei miei progetti altrettanto. Il fatto che un po' tutte le collaborazioni, sia alle voci che alle produzioni, siano affidate a generazioni successive alle mie, è anche una scelta che avevo fatto in principio. Avevo già collaborato con ragazzi più giovani di me, ero stato chiamato nel primo disco di Izzy, mi viene da pensare, quando era proprio al suo esordio discografico. Ho coinvolto Madame l'anno scorso nel repack di Clash. Io e Madame, io esattamente il doppio degli anni di Madame, no? È bello vedere poi come in realtà l'arte sta al di sopra di tutto e ci trova in studio quando c'è affinità e quando c'è voglia di mettersi in gioco. E devo dirti che oltre alle persone già citate, anche tutti gli altri con i quali ho avuto contatti e per un motivo o per un altro non siamo riusciti a fare le cose, ho sempre avuto una risposta ottima e una risposta che mi ha soddisfatto anche dal punto di vista artistico. Quindi sono contento di averli coinvolti e sono contento anche di dare il mio contributo nel dare credito
No, perché poi anche di questo si tratta, cioè quando sei chiamato nel disco di un altro, è un credito diverso da accettare una collaborazione che ti viene fatta, no? Cioè, far parte io di un disco Assolutamente. di un altro o invitarti nel mio ha un peso diverso. E quindi spero che per loro possa essere stato una buona cosa, ma credo assolutamente di sì. Dall'altro c'era anche la voglia di fare delle canzoni fighe con dei ragazzi che sanno fare bene rap. Quindi, Certo. Beh, a proposito di questa riconoscenza, di questa influenza che artisti più giovani, ti riconoscono, come hai detto prima, sei un giovane veterano e io potrei anche aggiungere uno dei padri fondatori comunque della scena rap italiana, un Abramo Lincoln tricolore in qualche modo. Quindi tutto questo per chiederti, piuttosto che parlare palesemente di delle differenze che c'erano rispetto ai tuoi esordi perché sono abissali, il mondo è cambiato, sono curioso al contrario di chiederti se ci sono delle similitudini, degli elementi o degli aspetti in cui ancora ti riconosci nella musica di oggi. è una bella domanda. Beh, io arrivo anni dopo i veri pionieri del rap italiano, quindi anche la scintilla che ha fatto scoccare tutto questo movimento agli inizi degli anni 90, io ero un bambino e ho iniziato poi alla fine degli anni 90, a cavallo fra l'analogico e il digitale. Certo. Con Però ti le... includo perché l'hai vissuto. Certo, dicevo, era per prenderla a larga. Certo. Sulle ceneri di una scena che è stato che ha dato lo stile al rap italiano, perché all'inizio dei 90 copiavano gli americani e rappavano in inglese, poi hanno iniziato a rappare in italiano creando proprio lo stile. Negli anni 2000 c'è stato lo sdoganamento, secondo me, attraverso i dischi di Fabri, dei Club Dogo, che arrivavano sì dal nostro ambiente, ma sono riusciti a fare breccia al di fuori, un po' come stava succedendo in tutto il resto del mondo. Da noi è successo con 15-20 anni di ritardo, per poi portarci ad un'esplosione verticale che abbiamo subito negli ultimi anni. Quindi è normale che tante cose siano cambiate. Siamo diventati da un genere di nicchia a un genere predominante, siamo diventati da una controcultura a un'omologazione, anche se vogliamo. Quello che trovo sempre nel rap alla fine è la possibilità non solo di attecchire ad ogni tessuto sociale, ma raccontare ogni tipo di storia, perché parlare del rap che viene dalle province mi sembra veramente qualcosa di super anacronistico. Oggi il rap arriva da ogni posto, che tu sia del centro città, che tu venga dai palazzoni a schiera delle periferie o che tu venga dalla campagna o delle Certo. montagne. Hai la tua storia da raccontare e questo è un tratto che vedo sempre simile con quello che è stato il mio modo di fare, perché comunque ti dà la possibilità di raccontare chi sei e le tue esperienze, di filtrarle. Per il resto è cambiato un po' tutto, ma io sono ancora in piedi, nel senso è solo chi muore non cambia, si adattare ai tempi che corrono senza, secondo me, ed è quello su cui mi baso molto, snaturare quello che è il pensiero di origine. Quindi ho sempre cercato un'evoluzione coerente dei miei aspetti. Venendo all'attualità, parafrasando il titolo del tuo EP, secondo te su cosa bisognerebbe puntare i riflettori oggi? Cioè, in un momento storico come questo, quale dovrebbe essere, secondo te, il focus? Da cosa bisognerebbe cercare di ripartire? Questa è una domanda da 100 milioni di dollari, perché bisognerebbe ripartire da zero per quanto mi riguarda, no? Fare radere al suolo e ricostruire tutto, ma ovviamente non è possibile. Il ruolo che può avere l'arte da questo punto di vista rimane un ruolo, secondo me, molto importante e fondamentale, perché oggi questo paese sembra non avere tanto interesse nei confronti della cultura, me lo dice anche. Me lo testimoniano il fatto che non sono stati presi dei provvedimenti di un certo tipo nei confronti di questo settore in maniera totale, non solo nei confronti della musica, nello specifico della musica. Mondo dello Da spettacolo, quello che certo. vedo in generale anche nella società, che comunque è molto più materialista, più individualista e chi più ne ha più ne metta, è secondo me l'indifferenza, e questo dovremmo combattere un po' di più, sotto ogni punto di vista, ripeto, il fatto che un problema non è nostro fino a quando non ci coinvolge direttamente. A oggi, se il mondo senza barriere, senza confini, una cosa che ci ha insegnato è che guardiamo tutti lo stesso cielo e pestiamo tutti la stessa terra. Quindi
Questa è una visione un po' romantica, se vuoi, però mi viene da dire questo. A parte l'indifferenza che mi hai appena citato, ti chiedo, da padre, quali sono le tue principali preoccupazioni in questo momento? Wow, hai un'ora di tempo? Allora, no, vabbè, è chiaro che quando devi pensare solo per il tuo culo, come va, va. Ieri avevo molte preoccupazioni in meno, le mie priorità negli ultimi 5 anni con l'arrivo di mio figlio si sono ribaltate. Quindi non posso fare nient'altro che avere una visione positiva, anche quando dico cose un po' distruttive. In realtà dentro di me c'è una visione comunque costruttiva e positiva, perché devo pensare in un futuro migliore. E in una canzone che avevo scritto in V, che si intitolava proprio Vincent, mio album di 2 anni fa, dicevo proprio: so che al tuo arrivo non... avrei voluto che al tuo arrivo trovassi un mondo migliore, così parto dicendo nella strofa. So che là fuori non sarà facile, quindi non te lo dirò. Non ti dirò che sarà facile, non ti dirò che ce la potrai sempre fare. Credo che questo sia già un buon sentimento di partenza, perché poi ognuno è fatto a modo suo e vive la vita a seconda delle esperienze che fa e la filtra attraverso i propri occhi e le proprie sensazioni. Quindi non posso dirti esattamente come sopperire a queste preoccupazioni, però le mie preoccupazioni sono notevoli, sono tante. Abbiamo parlato del tuo ruolo in qualche modo di padre, ma senza sconfinare troppo ovviamente nel personale, sono curioso di chiederti del tuo ruolo da fratello minore. Naturalmente parliamo di Rage, condividete insieme la stessa vocazione per la musica, avete esordito insieme e poi avete intrapreso il proprio percorso. Quindi ti chiedo, alla luce di questa reciproca maturità che entrambi in questo momento, avendo intervistato da poco Alex, anche lui comunque è un uomo rispetto agli esordi, qual è il vostro rapporto oggi? Ma purtroppo geograficamente siamo un po' lontani e di certo la situazione attuale non ci ha favorito nel vederci spesso, quindi ci vediamo sempre di meno. Abbiamo iniziato assieme, ci siamo costruiti questa passione nella nostra cameretta confrontandoci e lui è stata la mia fonte di ispirazione principale, io la sua, credo, per parecchio tempo nella nostra vita. Insieme abbiamo fatto cose che sono rimaste iconiche, che sono rimaste comunque fondamento anche di quegli anni del rap italiano. Noi eravamo dei ragazzini e non ce ne accorgevamo mentre lo stavamo facendo, è successo. Abbiamo preso poi delle strade musicalmente e personalmente, bello, cioè, delle scelte differenti, ma abbiamo comunque un ottimo rapporto, ci sentiamo spessissimo, abbiamo un altro fratello più piccolo di noi, che anche lui rappa ed è molto bravo. E spero che prossimamente magari anche tutta l'Italia sentirà che cosa sta cacciando il terzo Vella. E sono contento di vedere come poi quella passione che ci siamo costruiti in casa con i nostri genitori che ci guardavano come degli alieni, ma erano contenti del fatto che comunque ci interessasse la musica e stavamo un po' più fuori dai contesti della strada fine a se stessa, anche se ci abbiamo passato tantissimo tempo anche noi, ci abbia portato dove siamo adesso, degli uomini adulti, più maturi. Io sono già padre di famiglia, lui ancora non lo è, però abbiamo l'età che abbiamo, e vedere che comunque questa passione è diventata la nostra professione, l'abbiamo portata avanti negli anni, senza mai una crescita iperbolica dovuta a chissà quale momento fortunato, ma sempre con mentalità abbiamo portato avanti la nostra cosa negli anni, e di questo sono molto fiero per lui e per me anche. Tornando al presente con un occhio rivolto al futuro, questo EP possiamo considerarlo un po' l'antipasto di quello che sarà. Quindi, dacci qualche spoiler, cosa dobbiamo aspettarci dal tuo prossimo futuro? Ah, ma spoiler non ne voglio assolutamente dare, ma non perché ci sia un segreto di Stato, ma proprio perché vorrei, in questo momento dove la soglia dell'attenzione è molto bassa, cercare di far vivere questa esperienza insieme a me, alle persone che seguono la mia musica e che hanno interesse nel seguire un discorso articolato sull'arte che non si limiti alle foto su Instagram, una diretta e qualche call to action di fare, ma vorrei proprio che anche in questo momento dove la musica viene consumata come delle gomme da masticare e poi sputata, che insomma invece si siedano per fino alla tavola con calma, si mangino il primo, vedendo cosa ci sarà poi sul menù nei
fino al dolce, senza la fretta di sapere che cosa sta succedendo. Fatemi... Quello è ben chiaro però un disegno. Quello, il bello è che da come me ne parli tu è ben chiaro. So che non sarà semplice, proprio perché c'è poca voglia di stare dietro alle cose, però so che dare per scontato che là fuori nessuno ne abbia di questa voglia mi sembra veramente, no? Quindi so che là fuori sono in tanti in realtà ad avere voglia di cose articolate, di cose di spessore, di cose che possano lasciare un segno, ed è quello che sto cercando di fare. Certo, tu conosci ovviamente lo spessore di questo nella tua testa, il segno di questo progetto. Secondo te da poco. Certo. Secondo te quanto ci hai mostrato fino adesso in percentuale da 1 a 100? Quanto abbiamo capito e possiamo ascoltare da questo EP? È una percentuale piccola. Ok. Una percentuale piccola, non so dirti il numero giusto, anche perché se lo divido esattamente la matematica è un'opinione, ma è una piccola parte. Ok, ok. Per concludere, questo è un lavoro dal mio punto di vista rivoluzionario, che comunque potrebbe diventare un cult del genere, perché rimette in attenzione un certo tipo di fare musica, di fare rap, secondo il mio punto di vista. Per questo ti chiedo, visto che ne parli in maniera molto orgogliosa, quali sono le caratteristiche, gli elementi che ti rendono più fiero di questo lavoro? Ma innanzitutto la maturità artistica, ma anche la freschezza artistica, perché essere maturi non significa per forza essere, come si può dire, non significa per forza essere, non mi viene il termine, ne ho dette mille fino ad adesso, ora non mi viene, presuntuoso, ecco, non la presunzione. Di dire, non è la spocchia, non c'è non la spocchia di dirvi questo è meglio del resto, questo è di spessore o no. Io so che lo spessore c'è come c'è sempre stato, e so anche che in un momento così frenetico, così anche se vogliamo di poco coraggio da parte della scena che si piega spesso alle dinamiche del mercato, alle cose di tendenza, quello che funziona. Io sono sempre stato al mio posto e ho fatto sempre le cose con una certa visione, gioendo dei successi e soffrendo gli insuccessi. Ed è una storia vera, una storia reale che mi rende molto orgoglioso di rappresentare quello che rappresento. E quindi vorrei che fosse anche un po' da monito per quelli che stanno dando per scontato la forza di questa musica, pensando che solo le correnti, gli affluenti di questo grande fiume che hanno avuto grande successo, tutti questo genere di sfumature che hanno portato anche un'attenzione così incredibile da parte dei media nei confronti di questo genere musicale, si rendano conto dell'effettiva, realtà delle cose. Cioè, esiste il genere che è stato l'ultimo genere musicale realmente inventato, quello del rap, no? Che ha comunque una storia, un'evoluzione del genere. Quindi in questo paese finalmente non dobbiamo più spiegare le cose a nessuno e io riesco a fare la musica che faccio avendo il successo che mi permette di andare avanti in maniera più che egregia sotto ogni punto di vista, senza, ripeto, per forza essere all'interno di quei meccanismi e di quelle mentalità che premiano sull'immediato. Ma questa è una maratona e non sono i 100 metri per me. Quindi se non ho preso scorciatoie in passato e non ho fatto finta in passato, di certo non lo farò adesso. Quindi questa è un po' la mia visione, non pretendo che sia quella più giusta, però è una visione concreta e soprattutto se guardo il ruolo che ha questa musica per me, dopo tanti anni che la faccio ancora, ed è ancora così viscerale questa cosa, ed è ancora così importante, vuol dire che c'è un lungo, che non era un abbaglio, non era neanche un qualcosa nel quale ci sono capitato per sbaglio. E siccome penso di aver veramente in maniera ambiziosa ancora tantissimo da dare e da fare, voglio assolutamente cercare di farlo. Ringrazio Enzi per essere stato con Grazie. noi. Ricordo il titolo dell'EP che si intitola Oggi. Grazie. Che dire, ti auguro come sempre buona musica. Grazie, grazie mille, un Alla saluto. prossima. Ciao.